Ciao a tutti, qualcuno mi spiega come sia possibile che oggi è già il 31 agosto? Cioè il 31 agosto, sembra ieri che era il 15 luglio. Ragazzi, non ci posso credere. Tra l'altro, a me che cosa succede gli ultimi giorni di agosto? Mi viene la febbre a 39, perché chiaramente se io decido di iniziare a studiare un po' prima, febbre e sono subito indietro. E adesso sono non indietro, proprio in un mare di mare, ecco. Però non un mare vero, sono in una casa. L'unica cosa bellissima di oggi è che c'è il concerto di Mannarino e io me lo sento che succederà come al concerto di Fedez all'Arena di Verona, cioè che Mannarino mi chiederà di sposarlo, cioè ne sono quasi certa, ragazzi. Comunque vedrete poi alla fine del vlog se succederà. Io dico, non vorrei parlare assai, però secondo me ho sto presentimento. Ho deciso che Mannarino non deve vedermi assolutamente con i puntineri nel naso. Quindi oggi farò questi di Clinians, o almeno spero che ce ne siano ancora per il naso, visto che io non faccio mai quelli per il mento o la fronte, e alla fine mi trovo i pacchetti pieni di cosini per il mento e fronte. Ed è per questa ragione che ho sempre comprato i patch per il naso di Essence, però poi all'OVS non sono andata più. Tra l'altro, per le ragazze di Palermo sta aprendo OVS dove c'era prima Mondadori, in via Ruggero 7. Speriamo che abbiano almeno Essence, che vi devo dire. E, niente, quindi poi non ho più comprato quelli di Essence, ho comprato sempre solo quelli di Nivea. Ma l'altro giorno ho visto questi, che costano più o meno quanto quelli di Nivea, ma ci sono più patches dentro. E quindi ho deciso di provarli e devo dire che sono molto buoni. Boh, spero che ci sia quello per il naso. Che devo dirvi? Potrei fare una bella immagine di anteprima, così. Yeah! Vi ricordo qualcuno. Comunque, con questi cerottini non posso parlare, sto ripetendo, ma non riesco ad aprire la bocca più di così. E so che già la mia voce è fastidiosa, immagino che così sarà ancora più fastidiosa. Volevo dirvi che non so se sto azzardando, però di sicuro questi cerottini per il naso non so se sono migliori degli altri che ho provato, ma quelli per il mento e per la fronte decisamente sì. Cioè, non so se adesso ho una produzione accelerata di puntineri nel mento e nella fronte, ma li ho fatti 3-4 giorni fa e mi è uscito il mondo. Invece con tutti gli altri me ne usciva uno o due, ma io lo vedevo che comunque c'erano, però pensavo che fossero difficili da togliere con questi cerottini. Invece questi hanno proprio effetto biadesivo, cioè già quando tu li togli dalla loro pellicolina appiccicano, mentre gli altri che ho provato non danno questa sensazione. E questi mi danno la sensazione di essere un po' più sottili, sicuramente più sottili di quelli di Essence. Di quelli di Nivea, non lo so, perché bene o male la tipologia è la stessa, però vi ripeto, questi mi sembra che ci sia colla, ma poi dico, ma che cosa ci sarà dentro? Cioè, secondo me è niente di buono per riuscire a togliere tutta sta merda. Che puzza, ragazze. Mi sono fatta questa maschera dopo aver fatto uno scrub al viso. E questa maschera fa puzza. È di Lush, si chiama Cleopatra. Non ditemi minimamente se sapete se c'è uovo. Non me lo dite per favore perché fa puzza di uovo e sono sicura che ci sia uovo dentro. O comunque qualche altra cosa che puzza tantissimo. Me la sto andando a togliere assolutamente. No, 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 troppo schifo, troppo schifo. Madonna, che puzza. Scusate, accampamento nomadi. Così sembro pelata. In realtà ho i capelli sporchi. Ma tanto stasera me li laverò, visto che da Mannarino non vorrei andarci proprio, diciamo, ingrasciata. C'è sempre il signore che lavora qua davanti che mi fissa, ma lavora alla fine. Questo qua non l'ho capito. Ho tolto quella maschera puzzolentissima dal viso, ma non era puzzolente perché era scaduta, perché poi ci ho pensato. In realtà mia madre l'ha comprata qualche tipo giorno fa, che è stata a Roma. E l'ha presa da Lush, non l'ha comprata. Ha portato indietro, mi sembra, 6 confezioni vuote o 5, ora non ricordo. E le hanno dato sta maschera, che poi era una maschera antirughe, quindi era assolutamente per lei. Ma mi sentivo la pelle secca e volevo fare una maschera. Ma una puzza micidiale! Vorrei aprire l'angolo polemica, perché queste maschere fresche di Lush, cioè, molte sono buone per carità, dico, ma a me poi mi piace il fatto che siano fresche, no? Che le devi tenere in frigo, che profumano il frigo quando profumano, ecco. Soltanto che secondo me c'è troppa maschera nel barattolino e alla fine ne butti la metà perché scadono troppo in fretta. E quante volte ti fai la maschera a settimana? Tutti i giorni? Non credo che faccia bene alla pelle. Quindi, Lush. Ma contieni il prezzo, fai i barattolini più piccoli, metti meno maschera e ti giuro che ne comprerò tantissime. Cioè,
quando aprirai a Palermo. Mi viene un po' difficile andare a Roma ogni weekend, tipo. Ho finito di pranzare e adesso devo studiare. Fatto la rima. No, in realtà tra un po', cioè, vorrei studiare almeno 2 orette e poi devo assolutamente esportare tutti i file che ho in questo cellulare, come sono tecnologica, e metterli nel computer, perché altrimenti stasera di Mannarino non riuscirò a registrare niente. Invece ci terrei tanto, anche se è il primo concerto della mia vita, è stato a Taormina. Ho visto Taormina, ho visto Mannarino, e per quel concerto lì mi sa che lui era un po' adirato, perché a un certo punto ha fatto tipo un discorso e disse: ma perché avete tutti il cellulare in mano, tutte le macchine fotografiche in mano, ma godetevi il momento, guardate chi avete accanto, baciate chi avete accanto. E ho detto: Mannarino, io voglio baciare solo te. Comunque, e quindi tipo ad uno che era in prima fila gli ha preso la macchina fotografica e se l'è messa sul palco, e io sinceramente ho il terrore di fare sta malafiù. Anche se non sarò mai in prima fila, perché ci sarà il delirio. Poi non capisco, siamo in un teatro all'aperto, che è un teatro molto carino, si chiama Teatro di Verdura. Però siccome hanno spostato il concerto, prima era da un'altra parte, i posti non sono numerati, mentre in questo teatro ci si siede, quindi ci sono tutti i posti numerati. Tra l'altro io ci ho anche lavorato come maschera e quindi lo conosco, però capito, cioè, adesso noi arriviamo e ci sarà tipo tutta la calca, tutta gente impazzita che corre dappertutto per cercare un posto. Quindi alla fine ho deciso che me ne frega niente, mi metto dove mi metto, tanto dico alla fine poi torna a casa con me lui. Alla fine io sto scendendo, a parte che tra un po' devo andare a prendere Raitas, ma sto cercando delle scarpe da mettere stasera. Non ho più voce, non so come sia possibile, non so come sia successo, ma non ho più voce. Qua c'è Giovi bella incazzatella, perché non ho cosa mettermi. Mannarino mi rende nervosa, e qua c'è Raitas che non è tanto nervosa. Praticamente oggi ho scoperto una notizia un po' sconvolgente. Questa è la ragione per cui stasera Mannarino deve assolutamente chiedermi di sposarlo, così facciamo andare, non lo so, in prima pagina un'altra notizia più importante, ovvero la mia. E in tutto questo, dov'è? Ma dove è andata? Niente, qua abbiamo un grande panorama di immondizia. Io sono sempre senza voce. Ah, ma là, ah no, penso di aver visto qualcuno, e invece no. Comunque, non ho voce, quindi non so come farò a cantare. Come posso non cantare? Vero è che ci sono certe canzoni che secondo me non vanno cantate, ma vanno ascoltate. Però ho capito. Allora, siamo in fila per cambiare il biglietto, file su file, e secondo me per entrare c'è anche il delirio. Già, sì, se tu che ne pensi? Non entreremo mai. Allora, noi ci siamo sedute, io ho un po' di capone, ce l'hanno pure fatto notare. Tu te ne sei accorta che ci hanno fatto notare che ci siamo infilate? Che ci hanno fatto notare che vabbè, stavo per rimanere così da fare. Alla fine non siamo molto lontani, ora vi faccio vedere. Comunque riflettevo sul fatto che andare ad un concerto senza voce, tra l'altro più posso il tempo meno voce, no? È una seccatura, ma più che altro per chi mi sta accanto, che dovrà sentire questi stritoli, quella. Voglio che non ci arrivi e faccio niente. Insomma, è andata così. Comunque io qua ho fatto una proposta di matrimonio a Mannarino su Instagram. E adesso lo stiamo aspettando, gli sta facendo aspettare troppo, però che palle. Suona fanfara sgangherata per gli esiliati dal mondo delle favole. Cantate, ciurma di ribelli, che al suono delle vostre luci. Riverà al sole.
capire come va da qua, dal palco. È bellissimo, vedo tante facce sorridenti, tanto amore. Vedo un po' troppe persone, facce nascoste dai cellulari. Quindi è bello. Ancora peggio, io ho cercato di urlare ma non mi usciva la voce, ho cantato pochissimo e non lo so, forse mi sono goduta il concerto di più perché ho ascoltato proprio lui che cantava, non so dirvelo, non so neanche se voi in questo momento state sentendo qualcosa perché non lo so se la mia voce si sente. Noi adesso vi salutiamo, io cercherò di salutarvi di nuovo domani, sperando che domani io possa avere la voce e vi commento questo concerto. Intanto io mando un bacio grande a Mannarino e lo ringrazio per avermi fatto salire sul palco e avermi chiesto di sposarlo. Purtroppo io ho dovuto dire di no, per ovvi motivi. Alla panza. Alla panza, non potevo sposarlo. E lui era là che diceva, ma dai Gloria, ma ti prego, dai, pensaci. No, 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 Ale, no, no, no. XOXO, la retro.